È stata una partita abbastanza equilibrata, però per come si era messa con noi in vantaggio è dispiaciuto sicuramente non tornare da Bolzano con 3 punti, però quello che c'è di positivo sicuramente è questo continuo trend di crescita della squadra. Concentriamoci su quello che di buono stiamo facendo e anche sicuramente sugli aspetti da migliorare che sono migliorabilissimi. Ce ne sarebbero anche se fossimo primi all'ultima giornata da soli a 10 punti di vantaggio. C'è sempre da migliorarsi, chiaramente. Però, insomma, dai, andiamo avanti così, che credo che sia la strada giusta. Mi sono messo solo a disposizione dei ragazzi e dell'allenatore, del nuovo allenatore, come ho fatto anche con l'allenatore precedente. Non credo di aver fatto assolutamente niente di particolare, di eccezionale o di strano. Fatto quello che hanno fatto tutti quanti i ragazzi, quindi ne siamo usciti, ne stiamo uscendo tutti quanti insieme. Ha lavorato tantissimo su dei concetti suoi tattici, molto molto. Lui è stato bravo a trasmetterceli e noi molto bravi a recepirli, perché sono stati tanti in poco tempo, quindi adesso dobbiamo acquisirne sicuramente altri e cementare quello che abbiamo appreso. E continuare, come ho detto prima, continuare durante la settimana come abbiamo sempre fatto, perché è questo che il risultato è sicuramente figlio di quello che facciamo durante la settimana. Insomma, cosa ci puoi dire di questi giocatori che conosci meglio? Tra l'altro, Del Toro si era anche parlato di un interessamento del Teramo. Cosa ci sai dire di loro? Del Toro mi sarebbe piaciuto averlo l'anno scorso a Cremona, sinceramente, io l'avevo detto. Vabbè, giocatori che per la categoria sono forti, sono quei giocatori che in categoria ti fanno la differenza e farebbero sicuramente benissimo anche in altra categoria, in Serie B. Credo che il Padova sia la squadra forse fatta con più criterio di tutta quanta il girone. Mi piace molto a livello di giocatori, mi piace molto. Ora non l'ho vista, sì, non l'ho vista e sicuramente magari i risultati, infatti. Mi aspettavo qualcosina in più. Se vado a leggere i nomi dei giocatori, mi piace molto come ha fatto il Padova.